Allora, noi stiamo qui per fare alcune dichiarazioni, tu poi hai una scritta qua che poi leggerai. Noi stiamo vivendo un momento particolare nella storia di un paese che possiamo dire essere stato accidentato da circa 3.000 anni a questa parte, dove la piattezza apparente dei costumi, della realtà sociale, eccetera, è assolutamente falsa, inesistente, coperta da una coltre di, ecco, grazie, così la mia veste da frate predicatore è destinata al rogo. Fra Giorgio. mi viene maggiormente accentuata. Da Velletri. Fracazzo, quello è Fracazzo. Okay. Io sono da Ravenna. No, allora, sono da Ravenna, che è molto significativo. Allora, in questo strano paese, che è il crogiolo di tutte le centro del mondo, le sapienze e di tutte le perversioni, essendo la base del sacro scoglio, beh, in questo paese è successo di tutto e il contrario di tutto. Oggi sta creandosi una situazione rivoluzionaria che poi verrà percepita da qualche studioso fra qualche decennio. Ma oggi la situazione è questa. Allora, quello che... Siamo al momento della presa della Bastiglia, guarda. Esattamente. Quello che è maggiormente minacciato è proprio il sacro scoglio. Eh sì, e lo sanno bene. Ecco. Non gli era mai capitato prima. Esatto. Un cetriolo così pendente sul culo loro. Esatto. Loro. Proprio nella misura in cui l'uomo fondamentale del sacro scoglio, il gesuita Mario Draghi, gestisce questo pseudo governo italiano. Adesso ti do la parola. Dunque, io allora, lunedì prossimo, come abbastanza di consuetudine da qualche mese a questa parte, andrò a tenere una breve conferenza, breve, insomma, una discreta lunghezza di conferenza, di una conferenza di una discreta lunghezza, al solito posto, a Viale Bertoloni, ai Via Parioli. Bertoloni. A Via Bertoloni, ai Parioli, dalle 6 alle 9 del pomeriggio, della sera appunto di lunedì prossimo. E parlerò di quello in maniera un po' più ampia di quello che adesso sta accennando, che riferendosi alla verità negata che portiamo avanti in questo discorso che portiamo avanti oramai da vari mesi, oggi mi volevo occupare, e anche lunedì mi occuperò più dettagliatamente, di quello che è successo in questi giorni, della mistificazione fatta ad arte dai giornali, dai media in generale, no? Basta ricordare che c'erano circa 60-70 mila persone a Piazza del Popolo e un'altra ventina di mila in giro fra Via del Corso, il Pincio, Via Santa Margherita di Savoia, eccetera. Quindi insomma erano sicuramente una grande folla che è stata fatta passare... Santa Margherita di Savoia non mi risulta. No, via Margherita di Savoia, mi sbagliavo. Che fosse santa non mi risulta. No, Margherita di Savoia. E quindi dicevo, lì è stato travisato tutto perché ai giornali e ai media in generale hanno raccontato che appunto c'erano 9-10 mila persone, tutti fascisti e neofascisti guidati da Roberto Fiore e Giuliano Castellino, quando di verità non c'era un cazzo di niente di tutto quello che raccontava i giornali, perché ci sono state alcune cose artatamente travisate dai giornali, è diverso, cioè non è che hanno negato alcune informazioni, ne hanno negate tantissime, ma quelle che hanno raccontato effettivamente sono esistite, ma in maniera completamente difforme da quella raccontata. Allora vi faccio un breve riassunto. Allora, e perché certe persone si prestano per certe operazioni? Certo, allora. Anche perché, no, volevo dire, aggiungere, perché la storia del nostro risorgimento, che alcune volte noi abbiamo citato, è una storia di totali falsificazioni. Certo. E non solo, ma sono uscite adesso delle ulteriori informazioni che in quelle battaglie, in quelle guerre che risultavano perse, in realtà non erano mai state perse.
E tant'è vero che Garibaldi, che combatteva in parallelo, le sue battaglie... Ha sempre fatto la guerra di bande, sì, per bande. Comunque le vinceva. Certo, quando fu fermato a su ordine quella Bezzecca, Obelisco, che uscì fuori la famosa frase Obelisco, aveva vinto la battaglia, sì, dovuto sospendere. Sì, ma non è il solo caso. Sì, ma in tutti i casi. Certo. Per cui anche quelle sono state anche a Manziana ha avuto, sì, 3.000 morti, ma la battaglia non era persa. Esatto, non era Manziana. A Monterotondo. Monterotondo. Non Manziana, su Monterotondo, Mentana. Esattamente, come ecco, riferivo a Mentana. Noi ci siamo stati, abbiamo fatto un bellissimo video, ho documentato con la letteratura, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono falsificazioni. Perché? Perché risulta che il movimento rivoluzionario mazziniano italiano era perdente, doveva essere perdente, doveva risultare perdente, perché il tutto doveva risultare come conquista, netto po' di meno, che di un regno, di un certo regno, certo, il quale regno aveva, cioè il regno di Sardegna, che era finanziato dai noti Rothschild. Tant'è vero che l'8 settembre, porco Giuda, è successo proprio questo. Allora, adesso proseguiamo. Allora, dunque, è emerso in quello che hanno dichiarato i giornali e i telegiornali, che c'erano a Piazza del Popolo circa 10.000 facinorosi, fascisti, al comando del duopolio Roberto Fiore e Giuliano Castellino, che uno si domanda, poi dopo aver letto quello che leggo adesso, uno si dovrebbe fare una serie di domande e poi sì, andiamo avanti. Allora, leggiamo... Ma le domande il popolo italiano non se le fa, appunto, non se le mai fatte. E punto, allora andiamo avanti. Il 20 agosto del 1980 la Digos di Roma, diciamo che Roberto Fiore intanto, no? Sì. Allora, il 20 agosto del 1980 la Digos di Roma trasmette alla Procura della Repubblica di Bologna un rapporto di denuncia a carico di Fiore, Roberto Fiore, per concorso ispirativo nel delitto di strage, banda armata, associazione sovversiva ed altro. Il 26 agosto del 1980 la Procura della Repubblica di Bologna emette con protocollo 77-80 un ordine di cattura per Roberto Fiore assieme ad alcuni altri membri del NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, un gruppo di terroristi estrema destra che in 4 anni si è reso responsabile di ben 33 omicidi. Fiore fugge quindi a Londra, chissà come fa a fuggire a Londra. Sono mandato... tanti che fuggiscono a Londra. Ma come è fuggito anche Vittorio Emanuele III. Come riesce? Ma io dico, come riesce facilmente a fuggire sta gente? Allora, questo fugge quindi a Londra senza arte né parte, senza una scarpa e una ciabatta, e a un certo punto lì a Londra conosce Nicholas John Griffin, un politico di estrema destra, esponente del Fronte Nazionale Inglese. Con lui fonda il partito Terza Posizione Internazionale, che era il riferimento a terza posizione che lui aveva fondato italiano, in Italia. No, lui non c'era. C'era. Non mi risultava. C'era. Lui era insieme ad altri dell'estrema destra che qua non sono citati. Vabbè. Allora, il 20 maggio del 1981 la Procura della Repubblica richiede l'emissione di comunicazione giudiziaria con l'accusa di strage e delitti connessi nei confronti di Roberto Fiore. La Procura scrive, testuali parole, gli indizi risultano dalla complessa attività criminosa del Fiore e dagli elementi emergenti dal procedimento. Si chiede circa la presenza di Fiore in Bologna nel marzo 1980 unitamente alla Dinolfi per organizzare attentati. Il 20 luglio del 1981 viene messo un ordine di cattura a carico di Fiore per il trasporto illegale di armi ed esplosivo, procedimenti che viene accorpato a quello della strage. Il 12 settembre dell'82 Fiore viene arrestato da Scotland Yard a Londra a seguito di un mandato di cattura internazionale per associazione sovversiva emesso dalla magistratura italiana. Viene chiesta l'estradizione, che però viene rifiutata dall'autorità britannica perché è ritenuta una richiesta di natura politica e quindi inaccettabile. Mi pare giusto. La strage di 85 persone è un fatto politico, è vero, ma è anche vabbè, un fatto... Comunque, sicuramente lui non c'entra niente. No, lui no. No, però avrebbero dovuto comunque agire sì, comunque su questa base, no? Lui non c'entra niente, questo lo sappiamo. Questo è sicuro. Ma però c'entra per un'altra cosa, poi dopo te lo dico. Quindi è inaccettabile. Fiore è libero e comincia la sua latitanza inglese. La rivista Searchlight e il giornale Sunday Express
sostengono che la sua latitanza venne protetta dai servizi segreti, così come risulterebbe anche da un'informativa del B5, l'Agenzia per la Sicurezza e il Controspionaggio del Regno Unito. Allora, aspetta un secondo. Risulterebbe, giustamente, il giornale scrivere per assicuro. Però noi sappiamo che Londra è sempre stata all'origine di tutti i servizi segreti del mondo. Certo. Perché non a caso un personaggio simbolico come 007 nasce dalla fantasia di Ian Fleming, che era uno dei servizi segreti, uno dei dirigenti dei servizi segreti, non uno qualunque. E quindi come anche George Orwell era uno dei capi dei servizi segreti inglesi fra il 32 e il 45. Esatto. Non era dei capi, era un agente. Era un agente molto attivo, sì. Una specie di, appunto, di 007. Che poi non aveva licenza di uccidere, ma non so se ha ucciso o no, perché durante il periodo in cui stava... No, perché queste cose noi le dobbiamo dire, sennò la gente non capisce mai un cazzo, che la situazione italiana di oggi è controllata dai servizi segreti internazionali che hanno nel vertice del governo italiano. In particolare ricordiamoci Prodi, che è al servizio del B5 e del B6, che ha smantellato l'industria italiana, ha distrutto l'economia italiana. Esattamente. Prodi e il suo figlioccio nella struttura ecclesiastica, che è Mario Draghi. Allora, queste cose sono la base, cioè, come dire, è una specie di ABC. di nuvola che avvolge tutti gli avvenimenti che cadono sotto i nostri occhi in questi ultimi decenni. Certo. Se qualcuno avesse l'idea di sforare, no, queste situazioni, capirebbe subito gli elementi sostanziali di questa attività operativa, chiaro? Allora, poi nel 1985 Roberto Fiore viene condannato ancora una volta dalla magistratura italiana per banda armata in associazione con i NAR e associazione sovversiva, lui tranquillamente in estrafotte, stando a Londra. A Londra nel 1986, grazie all'amicizia con Nicholas Griffin, Fiore fonda con il terrorista Massimo Morsello la Meeting Point, diventata poi Easy London, un'azienda che fornisce impiego e alloggio a giovani studenti e lavoratori intenzionati a vivere a Londra. L'azienda presto arriva a fatturare oltre 15 milioni di euro. Cantiamo assieme. Era un grande imprenditore, è un grande imprenditore. Quel Marsolin di Fiori, di Fiore, che viene la montagna. Si improvvisa, senza arte né parte, come dicevo prima, e senza una scarpa e una ciabatta, a intraprendere in Inghilterra, dove c'è il business ad aspettare proprio lui, no? Non solo, ma questa cifra è indicativa che sono soldi che vengono affidati a qualcuno. Aspetta, per fare qualcosa. Non è mica finita, è solo l'inizio. Allora, 15 milioni di euro. Questa organizzazione, cioè all'epoca, equivalenti a 15 milioni di euro attuali, diciamo, per chiarire meglio. All'epoca a Londra, qualche decennio prima, c'era anche Carlo Marx. Certo. Ma Londra è stato la fucina di tutta l'attività spionistica mondiale, l'ideologia dominante mondiale negli ultimi secoli e mezzo. Quindi nel momento in cui Londra ha cominciato a perdere l'impero, dove arrivava con la violenza, la swinging London, guardiamo i gruppi canterini dai Rolling Stones alle migliaia che si sparsi in tutto e le il parole mondo. Che vengono trasmesse attraverso quei cantanti, certo. E il fatto che a un certo punto ricordiamo che anche la RCA italiana, sì, a partire dagli anni 50, quando fu fondata da fondatori e direttori della CIA americana, ricordiamocelo sempre. Quindi io l'ho vissuto direttamente, quindi certo, lo posso confermare. I cantautori che diventavano famosi erano affini e molto succubi del dettato che dovevano procedere. E i personaggi che ribellavano venivano uccisi da alcuni matti. No, ma li mandavano direttamente al dimenticatoio. Sì, vabbè, dimenticatoio, però
A uno l'hanno ucciso. Qualcuno sì, qualcuno si è suicidato. Si permetteva. Si è suicidato. No, qualcuno è stato anche ucciso, no? Ah sì, ma qualcuno si è pure suicidato. E uno che si permetteva. Uno dei cantanti che cantava insieme a me col gruppo nostro si è suicidato. Esattamente. Ma stiamo parlando di uno dei personaggi più importanti della comunicazione cantata. Certo, Luigi Tenco. Anglosassone. Certo. Che è stato ucciso da un fanatico, no? Certo, da un fanatico certo. Canzoni, vabbè. Certo. E quindi poi questa organizzazione è stata nel 2005 è stata indagata per aver maltrattato e violentato e incatenato i ragazzi italiani nel suo campus, e nel 2007 nasce CL English Language, un collegio per gli studenti stranieri. Ma quello che dico adesso, ancora meglio, Fiore è anche proprietario di circa, ascoltate bene, 1300 appartamenti attorno a Londra, 1300 appartamenti di una catena e poi una catena di ristoranti italiani e una catena di negozi alimentari di prodotti italiani. Quindi, cari italiani, se volete andare a campare a Londra, affiliatevi a questa organizzazione. Allora, aspetta, poi di una casa discografica, appunto come dicevamo prima, perché attraverso la musica si comunica, e di alcune scuole di lingua, tralascio altre cose. Allora, uno con una scarpa e una ciabatta e con una capacità creativa pari a quella di una zanzara, però crea questo capitale, questa grande finanza. Fra l'altro, io oggi voglio ricordare la figura di un nostro caro amico che è Domenico Longo, anche lui di destra, e anche lui che era uno dei fondatori di Forza Nuova. Questa non la sai manco te. Non l'avrei mai pensato. È uno dei fondatori di Forza Nuova, anche lui, diciamo, tosto antagonista di Roberto Fiore, che parlo di cose non politica, ma di fatti umani che però rappresentano bene il personaggio. Allora, quando è tornato a Roma, la stessa cosa ha fatto anche a Roma, questa imprenditoria, sua capacità imprenditoriale l'ha messa a frutto anche a Roma, e fra le altre cose aveva messo in piedi una vineria, una rivendita di vino, o osteria, non ho capito, non mi ricordo più bene, nella quale osteria questo amico Domenico Longo aveva fornito qualche quintale, mi pare una ventina di quintali di vino, il quale il signor Roberto Fiore non gli ha mai pagato, mi pare, così, tanto per capire il personaggio. Mi pare. Voglio sperare che io ho gli elementi, tutti i dati, quindi quando viene, dovesse venire Roberto Fiore, gli faccio vedere i documenti. Quindi, ma lui non viene? No, lui denuncia quelle cose che sa che non ci sono prove, capito? Ma siccome io ho le fatture mai pagate, mai saldate, c'è poco da discutere. Lì ci sono gli atti finanziari che valgono più degli atti economici. È naturale. E allora andiamo avanti. In una relazione pubblicata nel dicembre 1991 dalla Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul razzismo e la xenofobia, Roberto Fiore viene indicato come agente del MI6, una branca dell'intelligence service. Quindi lui fa parte. La branca! Lui fa parte. Allora tralasciamo altre cose. Aspetta. Allora, nel 97, sempre in compagnia del terrorista Morsello, e grazie all'enorme fortuna accumulata, fonda il partito politico di ultradestra Forza Nuova. Poi nel 99, siccome vanno in prescrizione tutte le sue suoi capi d'accusa, torna in Italia in pompa magna, dopo 19 anni di latitanza dorata. E vabbè, tralasciamo altre cose. Ah, ecco, poi nel 2002 Fiore si è buttato anche in un altro business in Italia, acquista piccole aziende e terreni in Italia, Inghilterra, Spagna e Olanda per trasformarli in comunità rurali dove si predica l'ideologia fascista, la mistica fascista. La mistica fascista, bisogna dire quale? Comunità rurali, no? Sì. Cioè le comunità rurali nelle mani di un finanziere. Sì, è chiaro, no? E quindi secondo il criterio dell'aratro che semina e la spada che traccia difende. Il solco e la spada che lo difende. Certo. Nelle mani di questa gente qua. Di Albione. Ah certo, della perfida Albione. Appunto. Allora, questo per dire che siamo nelle mani di queste persone qua. Allora uno si domanda, no? Ma Roberto Fiore sfugge alla cattura in Italia, quindi qualcuno l'ha avvertito che ci sarebbe stato
un tentativo di arresto. Uno pseudo tentativo di arresto. Comunque qualcuno la faccenda doveva far finta di farla. E quindi lui, diciamo, tempestivamente esce dall'Italia, non si sa come, va in Inghilterra, dove diventa ricco sfondato, no? E non si sa come ci arriva, ma anche possiamo ipotizzare bene le motivazioni di come ci arriva, e arriva praticamente alla fine della sua carriera di latitante e torna in Italia. Lì in Inghilterra era sospettato di essere un informatore del MI5 e del MI6, almeno a sentire quello che scrive qua, che si scrive qua. E adesso uno si domanda, ma com'è che con una carriera del genere? Ah no, aspetta, ma voglio leggere un'altra cosa. Andiamo avanti. No, voglio leggere un'altra cosa, se no allora. Ho già letto. Ah, è qua dietro. Aspetta. Vedete, cari amici, che noi viviamo in una situazione che, se voi andate a scavare all'interno di questa nuvola, vedete che tutto quello che appare è completamente falso. Allora, tralascio tutta una bella parte di questa facciata di questa pagina, che è un'interrogazione presentata dal signor Lannutti, Angrisani, Castaldi e Croatti al ministro dell'interno Elio Lannutti, pubblicato il 12 ottobre del 2021, seduta 366, quindi non è che me lo invento, anche questo è il seguito di questi strani avvenimenti. Allora, l'altro, diciamo, capo in testa della manifestazione del 9 ottobre è un certo Giuliano Castellini. E allora uno si domanda, vediamo chi sia sto Giuliano Castellini. Io l'ho visto mezza volta e un altro po' ci dovevo litigare. Come al solito è intervenuto l'amico, in questo caso mi ha difeso, Andrea Gioia, che ha, diciamo, ha setato gli anni. Non a caso. Vabbè, poi vediamo. Giuliano Castellino, aspetta, questa è, allora, i due capi di Forza Nuova, Fiore e Castellino, hanno cercato di alzare sempre più il livello dello scontro, cercando di mettersi alla testa di chi protesta pacificamente contro le regole e le limitazioni adottate per arginare la pandemia. Non è la prima volta, infatti, che le manifestazioni partecipate dai leader di Forza Nuova sfociano nelle violenze, appunto, responsabili dell'ordine, eppure i responsabili dell'ordine pubblico e delle forze dell'ordine hanno continuato ad avviso degli interroganti, inspiegabilmente, a sottovalutare il pericolo rappresentato da Fiore e Castellino. E finisco con questo ultimo periodo. E giustamente hanno scritto i nomi di questi due, non nemmeno l'organizzazione, perché io sono sicuro che questa organizzazione... Aspetta, fammi finire questo periodo, poi parliamo tutti i riferimenti che vuoi. Castellino è finito in carcere nel 2019, condannato in primo grado a 5 anni e mezzo per aggressione a 2 giornalisti. 6 anni fa è stato fermato perché in possesso di un etto di cocaina, ma poi il giudice ha stabilito che la droga trovata nel suo motorino fosse per uso personale. Era falsa, era una droga falsa. Nel tempo ha collezionato un obbligo di soggiorno, il braccialetto elettronico e un DASPO di 5 anni inflitto dal questore di Roma per le manifestazioni no green pass, e non potrebbe quindi partecipare a manifestazioni. Allora uno si domanda... Allora, uno come Fiore, che è stato assodato, sì, o quantomeno molto vicino alla realtà, che lui partecipasse attivamente come informatore per il MI5, per il MI6, sicuramente aveva avuto gli appoggi... L'MI16 e l'MI5, e tu, questi appoggi dei servizi segreti occidentali, uno si domanda, ma com'è che tutte queste cose qui vengono fatte da persone così e che addirittura dialogano e parlano con i questori lì per lì mentre c'è lo svolgimento della manifestazione del commissario, ecco, con il commissario lì come se fosse un amico d'infanzia. Com'è questa cosa? Sono amici d'infanzia. Ma lo so, ma com'è che sia, cioè, ma è possibile che un giornalista serio che ci abbia un minimo, non c'è un giornalista, un paio di neuroni, proprio un paio, non qualche miliardo. Non ce li hanno i neuroni i giornalisti italiani. È mai possibile che ci sia una così grave
diciamo, offesa all'intelligenza dei cittadini, da parte dei giornalisti, da parte dei protettori dell'ordine, sì. Come si chiamano? Protettori dell'ordine. Da parte, è un nome idoneo. Da parte della signora Lamorgese, che ha detto che mo lo faceva arrestare, sì. Perché non, lei non sapeva niente. Ma io dico, sì. Ma viene uno a fare l'informativa che c'è in arrivo una manifestazione così importante a Piazza del Popolo, che si chiama Fiore o si chiama Castellino, ossia uno dei loro collaboratori, e quelli sono tutti nomi noti alla questura, è mai possibile che la questura gli dà l'autorizzazione? C'è qualcosa che non quadra, cioè o sono scemi col botto i nostri signori della Procura della Repubblica, cioè della questura di Roma, o sono quelli o che sono quelli che sono davvero, cioè appartenenti ai servizi di vario ordine, non solo quelli italiani ma anche il M5, il M6, del Mossad, eccetera, come abbiamo potuto constatare in tutte le vicende a partire dal rapimento Moro, eccetera, e c'erano implicati tutti. Quindi poi faremo anche, e poi queste implicazioni, faremo anche dei video sulla questione Moro. Queste implicazioni, chiariamole bene, non sono che tutti lì, capito, a rapire Moro. Solo che c'è uno che l'ha rapito e gli altri che lo sanno, certo. E gli altri che partecipano, cioè, no, e gli altri che l'hanno ordinato, e gli altri che interferiscono nelle ricerche. Non so se me lo dicevi te o qualcun altro, pare che quello doveva essere rapito, non doveva essere Moro. Sì, te l'ho detto io. E doveva essere? Vediamo. Berlinguer. Berlinguer, signor Enrico Berlinguer, della casata di Berlinguer, dei latifondisti. Berlinguer, i conti Berlinguer, delle dinastie politiche dei Berlinguer, perché dei Berlinguer in politica a tutti i livelli di massima rappresentanza ne sono stati almeno una trentina, a partire dal nonno di quelli attuali, del padre di Enrico Mario Berlinguer, una banda di delinquenti, una famiglia fra l'altro associata a quella dei Segni, a quella di Cossiga e dell'altro Cossiga, che significa non a caso, Corsica. Non a caso. E di Giuseppe Saragas, tutti provenienti dalla stessa massoneria. Esattamente. Sì, ma non è soltanto massoneria. Anche dal partito. Non a caso. Provenienti, come mi capitò di dire, da Sassari, in un dibattito molto teso in cui io intervenivo assieme al presumibilmente almeno sporco dei Berlinguer, cioè Giovanni Berlinguer. Giovanni è la persona corretta. E dove dissi vai. Che certe operazioni venivano fatte in conto e per conto, quindi riferisco a quello che ha detto, del Regno di Sardegna. Del Regno di Sardegna, lo ripeto. Sì, sì, sì. Allora, se qualcuno vuole avere ulteriori informazioni, gliele do con molto piacere, che è chiaro? No, ma ricordiamoci che il padre di Enrico Berlinguer è stato uno di quelli che hanno formalizzato la resa e l'invasione da parte degli americani in Italia, ricordiamoci. Tra l'altro, persecutore di fascisti, tant'è vero che Togliatti lo fregò con l'amnistia, perché lui aveva avrebbe continuato a ammazzare fascisti. Queste sono le cose che dobbiamo sapere. Cari amici, lo dico sempre, anche ultimamente quando ci hanno aggregato a quella masnada di Brigata Brancaleone del Movimento Storico, eccetera. Sì, va bene, no, va bene. Bravi ragazzi, andava bene. Bravissime persone. Andava bene. Io però, allora, quando vedevo nelle chat le cose che dicevano, io mi sono permesso di dirgli: cari ragazzi, non sapete un cazzo, è successo un finimondo. Come dico a voi, non sapete un cazzo. Esatto. Noi, ma non per offendervi, per dire, per smuovere la vostra coscienza, per la vostra intelligenza, perché sicuramente di fronte qua abbiamo tanta gente intelligente, la maggior parte, quelli che ci seguono sicuramente hanno dei dubbi e vogliono delle risposte, quindi già è una manifestazione di intelligenza. Esattamente. Ma comunque, a prescindere da questo, purtroppo viviamo in un mondo che se uno sapesse esattamente come stanno le cose, si muova in base a quelle cose lì.
Adesso fortunatamente sta cominciando a scoversiarsi la pentola. Esattamente, perché come avviene sempre nei momenti di cambiamento, si scoperchiano alcuni, molto alcuni, certo, non tutti, poltolini. Allora, due precisazioni. Noi abbiamo una ministra dell'interno, la quale viene dagli ambienti del Ministero dell'Interno, perché ha passato 30 anni all'interno del Ministero dell'Interno. La scelta non è casuale. Perché? Perché questo personaggio che è vissuto... È una yes man, non c'è niente da fare. No, moment, prima ancora che yes man, bisogna vedere a chi dice yes. Ah, certo. E io lo dico perché gira la notizia. È una yes man a Villa Nazareth, no, sempre. Della Caritas. Ah, vabbè. Siamo sempre in quell'ambito. Allora, questa candidatura, anzi diciamo questa nomina da parte del banchiere è avvenuta perché il personaggio era quello che era, cioè un personaggio che ha talmente tanti agganci all'interno del Ministero dell'Interno che mi ricorda il famoso D'Amato. No, il capo degli affari riservati, cioè quello che organizzava... No, diciamo D'Amato chi è, perché sennò la gente magari non lo sa. Il buon D'Amato è un individuo che aveva appartenuto alla polizia segreta del fascismo ed era, vedi caso, rimasto comunque assieme sella, a tanti altri. In sella. Eh? In sella. Sì, ed aveva organizzato tutte... queste strane cose dell'immediato dopoguerra e del compresa la questione legale, comunque che e lui la fuga non... di Caretta poveraccio, Caretta è stato ammazzato, lo so. È stato linciato, no, della fuga di quelli che Caretta aveva aiutato, certo, e Caretta è stato Pertini e esatto, Salaver, certo. È stato linciato, certo, durante il processo Caruso. Non lo dovevano far parlare. Esattamente. E tanto è vero che il processo Caruso... Mi sa che è stato l'unico caso di linciaggio in Italia negli ultimi 500 anni. No, ne hanno fatto fuori qualche altro. Ma comunque, è stato linciato perché non avrebbe dovuto... Era, tra l'altro, al processo Caruso, era il testimone dell'accusa. Certo. Quindi è stata tutta un'operazione fatta dal Partito Comunista che è finita con l'inciaggio di questo poveraccio perché lui non dicesse esattamente chi era scappato e era riuscito a sfuggire alla strage delle fosse ardeatine, cosa che non si doveva sapere. E questo è un altro aspetto. Guarda caso, i due fuggiaschi, tutti e due sono diventati Presidente della Repubblica. Vedi stranezza. Ma guardate che cavolo, che miracolo che avviene. Esattamente. Più che un miracolo. Così come oggi abbiamo un Presidente della Repubblica che comunque... Come diceva Carmelo Bene, era lui che è apparso alla Madonna e non viceversa. Esattamente. E qua anche. L'attuale Presidente della Repubblica è apparso tante volte alla Madonna, magari il padre, ma comunque lui è l'erede, no? Il fratello sicuramente è apparso alla Madonna. Il fratello pare che l'hanno sia stato fatto fuori niente po' di meno che da Giusma Fioravanti, sì. Il quale tra l'altro appunto era un cosiddetto killer fascista, sì. Perché sennò come facevano a mandarlo a far fuori, capito? Pier Santi, mio compagno di scuola tra l'altro. Vabbè, allora abbiamo detto praticamente tutto e non ci resta che aggiungere una cosa, a chiarimento per i nostri amici. Noi stiamo vivendo in un momento particolare, in questo momento particolare in cui emergono tra l'altro tante realtà della storia, perché tanti altarini stanno crollando. No, perché non ci sono più le risorse per finanziarli e per sostentarli, quindi per forza... decadono, si decompongono e poi rivelano la vera loro essenza. Ci sono due elementi in corso. Il primo è il controllo della società attraverso l'invenzione della pandemia. E non a caso in questo ambito
a capo del governo italiano, molto importante, governo molto importante a livello mondiale, è stato messo uno dei loro, perché se c'è una persona che fa parte di loro signori è proprio il banchiere. Il banchiere gesuita. Ricordiamoci che il signor Francesco Cossiga nel 1992, quando ancora era Presidente della Repubblica, lui, non so se lo disse in un pubblico discorso. Non lo disse in un pubblico discorso. Che il signor Mario Draghi era un perfido affarista. Esattamente. Un infame affarista. Infatti era un gesuita. Talmente chiaro. Cioè, l'identificazione col gesuitismo. L'altro aspetto importante è questo. A pochi è apparsa questa informazione. Quando noi vedemmo che si cominciava a parlare di problemi dell'ambiente e lor signori avevano portato avanti degli strani personaggi, a cominciare da questa bambina handicappata, la Gretina, Greta e tante altre, noi abbiamo subito detto attenzione che qui dietro battono a quattrini. E infatti stanno battendo a quattrini, perché la previsione è che con la scusa di rimettere a posto chissà quale ambiente, che è tutto falso, non è che non esista un problema ambientale, ma quello che loro vogliono è semplicemente la giustificazione per aumentare i costi, per dare il via, per dare l'abbrivio a uno scatenamento giustificato della crisi economica. È questo che loro vogliono. Già adesso l'aumento delle tariffe. No, ma la gente non lo sa, in queste ultime settimane è aumentato il ferro, il rame, il legno, qualunque materiale da costruzione, sì. La farina, l'energia elettrica, l'energia petrolifera e così. Esattamente. Cioè nel silenzio più assoluto delle istituzioni e dei giornali che fanno finta di non sapere un cazzo quando gli serve. Esattamente. Cioè sta avvenendo una inflazione demenziale a livello sudamericano. Si chiama superinflazione. E certo. È definita superinflazione. Basta andare alla colonnina della benzina e vedere tutti i giorni la benzina aumenta di 2 o 3 punti o anche 4 punti in più. Come niente fosse. Ogni giorno. Allora, perché? Perché dietro c'è un altro aspetto che è tipicamente legato al problema bancario, perché le banche oggi condizionano, attenzione, i prestiti alle aziende relativamente alle garanzie che le aziende danno, che questi prestiti servono solo non per la produzione industriale, non per la produzione agricola, ma servono solo per processi di depurazione dell'ambiente, cosa che non avverrà mai. Come noi diciamo oramai da tanti anni nei video, da almeno una quindicina d'anni, ma noi lo diciamo già da 20, 30, 40 anni fa, in particolare Giorgio, questa, la fase finale di tutta questa razzia e questo sacco delle proprietà private è funzionale alla sottrazione della proprietà privata e degli stati e all'arricchimento smodato totalitario delle grandi multinazionali in danno dei cittadini che non avranno più nessun bene, soprattutto non avranno più la casa, che verranno espropriate. E basta vedere quello che sta succedendo, se aprite qualunque giornale di vendite immobiliari vedete che l'80% delle offerte delle case in vendita è case fallimenti o in asta fallimentare. Quindi questo per dire che la loro volontà finale, il loro obiettivo finale è quella della sottrazione dei beni e delle risorse ai cittadini singoli o anche sociali, gruppi e quant'altro, e la messa in schiavitù di tutti i cittadini che sotto il controllo di chip elettronici potranno essere deviati, orizzontati, indirizzati e quant'altro secondo la volontà del padrone assoluto, mentre in passato uno scappava dalla capanna dello zio Tom, andava a Londra, no, andava nei paesi del nord, esatto, americano, dove non c'era la schiavitù dei negri, era risolto, facevano 400-500 km a piedi, macchia a macchia, sotto, di notte. C'erano anche dei tunnel. Sì, di notte scappavano e andavano via.
qua non c'è nessuna salvezza, cioè una volta che arriveranno a questo punto, cari amici, o evitiamo in tutti i modi, in qualunque modo, come da azione si ottiene reazione per le tre leggi della termodinamica o della dinamica in generale, a ciascuna azione va fatta una reazione di pari entità e esattamente contraria. Quindi non limitiamoci a quegli schemi dei sempliciotti come Andrea, per esempio, poverino, che è un bravo amico, una brava persona, ma di pensiero abbastanza relativo, vabbè, che dice: io sono non violento. Allora, la non violenza va bene se c'hai di fronte l'Inghilterra che c'ha l'impero che sta decadendo, e allora dice: vabbè, l'Inghilterra a un certo punto e c'hai le masse indiane dietro, e certo, ma soprattutto in ogni caso l'hanno pure ammazzato, pure la figlia. Quindi questo per dire che non è affatto vero che la non violenza paga. La violenza finalizzata alla strumentalizzazione non paga, ma la violenza per liberarsi e mantenere l'identità personale e la sanità personale è ammessa anche dalla legge. Se tu mi attacchi con un coltello, io ho una pistola, te sparo. Giustamente. Capito? No, quale non violenza? E tu se tu mi vuoi portare via violentemente da casa mia, io ti faccio vedere che in casa mia ci resto. Certo. Hai capito? Quindi, avete capito? Quindi, ricordatelo. I cari non violenti pensassero per conto loro, per carità, la loro idea va rispettata, eccetera, ma noi che non siamo non violenti e neppure violenti, ma siamo quella parte di cittadinanza che vuole il rispetto delle proprie idee, dei propri diritti e dei propri beni. Esattamente. Non che tu fai come cazzo le pare a casa mia. Il signor Draghi, devi pregare Dio che non lo incontro mai. Non lo incontrerai mai. E noi potremo soltanto incontrarlo qualora, andando al potere, lo mettessimo nel luogo che gli spetta, cioè ai remi in una trireme. Ai remi in una trireme, ignudo. In una galera. Esattamente. Quelle che si chiamavano da galea, poi galera. Esattamente. Ignudo l'inverno e l'estate. Chiaro? Così impara a raccontare le cazzate agli italiani che lo stanno a sentire. Ma io quello che mi dispiace di più è che ancora c'è tanta gente che lo ascolta, che li ascolta. Non hanno il minimo senso critico. Credono anche all'epidemia. Cosa più di così, che cosa gli devi dire? Ma allora, le epidemie, bisogna ricordarlo ogni volta, erano quelle in cui le persone morivano come mosche. Li trovavi per strada. Strabazzate per strada. Quando sono morte l'anno scorso 540.000 morti, quando tutti gli anni prima che non c'era la malattia del SARS o del Covid, tutti gli anni morivano 500.000 persone, sono morte 20-30.000 persone in più. Che bisogna vedere poi se sono davvero morte per quella malattia o meno. O se ne hanno ammazzate. Perché fino a un mese o due fa non si poteva manco fare l'autopsia. È naturale. E quando oggi vedono le autopsie, scoprono che tanti di quelli che dichiaravano essere morti per... In realtà non lo erano. In realtà erano dei poveracci che, essendo stati ricoverati per una indicazione che non era l'epidemia, sono stati lasciati morire perché le attenzioni degli ospedalieri erano tutte rivolte verso la cura di questi qua, perché veniva pagata molto di più. No, questa era veniva ragione. Pagata 4 o 5 volte di più. Esattamente. Anche cioè una ricovero normale mi pare che costa sui 250 euro al giorno. Esatto. E un ricovero per la Covid mi pare che costa 1200-1400. Basta, bastava scrivere Covid e questa è la ragione per cui oggi ci che troviamo. Molta parte delle cliniche, degli ospedali sono gestite anche da privati, questo faceva comodo a tutti. È stato un arricchimento improprio, indebito. Bisognerebbe andare a cercare questa gente qua. Nel momento in cui prenderemo il potere noi saranno cazzi acidi. Esattamente. Li andremo a cercare uno per uno e li condanneremo. Non solo risputare tutto quello che gli hanno dato, ma gli sequestriamo e confischiamo tutto. Esattamente. Anche loro. E ridiventa tutto statale. Anche loro stessi, esattamente. Così imparano a speculare sulla pelle dei poveracci. Avevamo la sanità che era invidiata in tutto il mondo, era la prima sanità mondiale, a livello di qualità, di servizi, di gestione, eccetera. Nel giro di 30 anni sono riuscito a smantellare tutto, questi figli di puttana. 30-40 anni. L'altro ieri vado, troppo bella, vado a fare il rinnovo
del medico curante, perché il medico curante era andato in pensione senza dirci un cazzo, come al solito. Io sono andato lì dopo, era successo un mese fa. Il buon medico, sì. Il buon medico di Renato Fucini. Sì, per carità. E quindi niente, sono dovuto, invece di essere che veniva retribuito a uova, certo, io ho vissuto quel periodo, ma pure io, dove la gente andava a pagare il medico con le uova o con la gallina, non solo andava col medico che era già pagato dal corpo, però ci andava lo stesso, sì. Con l'uovo, con l'ova, col vino, con la gallina, con le galline, il coniglio. Non sapendo e pensando che il medico era già retribuito. Proseguiamo. Allora, vado lì. Ma parlo degli anni 80-90. Allora, io dico, no? Uno servizio pubblico organizzato. Va in pensione un tuo medico curante, dovrebbe essere in automatico che ti scrivono, ti comunicano. Guardi che il suo medico curante è andato in vacanza, certo. È andato in pensione. C'è a sua disposizione in zona un elenco di 5, 8, 10 professionisti a cui uno, esatto, dice questo mi è più vicino a casa, mi è, esatto, più comodo, è il più simpatico, c'ha il nome che mi piace e va così, esatto. Dovrebbe essere così, invece no, io sono dovuto andare da Formello a Campagnano, che sono 25-30 chilometri, tornare di nuovo altri 25-30 chilometri e andare lì e portare a fare tutta una serie di trafile, andare a fare le fotocopie, alla fine finalmente mi ero incazzato e c'era il personale, il personaggio, lo sportellista che lì, sì, poverino faceva il suo lavoro, non, manco ci ho parlato, tanto che ci parli a fare, non sa nemmeno per quale ragione parli col vuoto, parli col vuoto. E invece c'era una che doveva essere una dirigente che mi aveva, sì, capito che io ero uno incazzato che mi ha fatto, perché io ho detto scusate, ma queste cose qua non le potete fare voi, vi do i documenti, vaffanculo, una fotocopia falla te, no? Se ti serve la fotocopia, no, ho dovuto andare in paese, farmi 500 metri a piedi e in salita, ritornare in salita, perché poi chiudevano, quindi di corsa. Questo per dire, insomma, no, il cazzo, esatto, di caos che c'è, proprio una casba, insomma, arrivo lì e questo mi fa pure il sermone, no? Sì. Io detto, dice no, perché la nostra sanità, io ho detto, ma che cazzo senti? Io ho detto, per cortesia, non parli con la mascherina che non la sento. Mi pare giusto. Porca miseria. Questo per dire, cioè, c'erano altre cose che ho detto, ma è inutile riportarle. Questa è la realtà nella quale noi viviamo. È una monnezza, uno Stato, qualunque cosa c'hai a che fare con lo Stato è ah no, questa è troppo bella, questa la racconto. Allora, per motivi fiscali, sto facendo la separazione e poi... No, non lo devi dire nemmeno. No, lo dico, è legale, quindi non sto facendo niente di strano. Sto facendo la separazione per fini legali con mia moglie e quindi, come si dice, il divorzio. Allora, il 23 ottobre dell'anno scorso vado dall'ufficiale giudiziario, ufficiale comunale, e faccio la prima dichiarazione di intenti, sia io che mia moglie firmiamo che vogliamo separarci. Allora dice, guarda, dobbiamo andare all'archivio centrale del Comune di Roma, perché io sto a Formello, e lì dove c'è l'atto vostro, dove va registrato questa nostra richiesta, eccetera, e poi ci devono mandare l'atto originale con la modifica, e così poi procediamo nella procedura. Insomma, vabbè. 23 ottobre del 2020, dunque quando è stato? 10 giorni fa più o meno, 8 giorni fa, ma mi comunica, la funzionaria è anche un'amica lì al Comune di Formello, che fra l'altro è una dei miei supporters dentro il Comune, che ce l'hanno tutti con me, lei è una che mi difende, e quindi praticamente mi manda per posta certificata la copia, perché la prima copia l'avevano mandata a giugno-luglio, dopo già 6-5-6 mesi. Lei aveva riscritto, sollecitato infinite volte, e alla fine, 10 giorni fa, mi ritorna questo documento che già ci avevano mandato, non aggiornato con la modifica. Sì. Al che lei telefona, scrive, sollecita, e questi non se la culano per niente. Allora io ho detto, guarda, dammi tutto il fascicolo. Io ho fatto una bella denuncia, che tu sai, l'altro ieri, esatto, lunedì ho presentato la querela per atti, omissione di atti d'ufficio, ieri hanno firmato finalmente, oggi mi è arrivata, mi è arrivato il documento. Li devi denunciare. No, non è vero un cazzo, amici miei, che le querele non fanno niente, bisogna saperle fare, e una volta sapute fare c'è il rischio che finalmente abbiate anche alla ragione Procura voi. Della Repubblica, cari amici, dopodiché
se esiste ancora qualche procuratore, perché non è detto che esistano, visto che, come avevo detto prima, abbiamo dei personaggi come l'attuale ministro dell'interno, comunque, che proviene da certi ambienti. Comunque, io conosco quattro magistrati personalmente, quattro giudici, con cui ogni tanto anche ho motivo di incontrarli, eccetera, e questi sono persone per bene, su questo non c'è ombra di dubbio. Quattro, ci sono tre uomini e una donna, che sono veramente persone in gamba, preparate, intelligenti, oneste, equilibrate. Ma non li mettono in condizioni di operare? No, fanno gli sherpa, cioè fanno gli ultimi del carro, non faranno mai carriera, questo è sicuro. I gungadin, fanno i gungadin. Quindi ecco, questa è la situazione. Vabbè, ragazzi, non so se abbiamo detto quello qualcosa che dovevamo dire, ricordatevelo bene che i punti essenziali sono questi. Gestione del governo italiano da parte di una sola persona, gli altri sono dei peones, tirapiedi. E non a caso l'invenzione dei 5 stalle era finalizzato a creare questi peones. Come ci stanno provando adesso con questi piccoli movimentini, questi partitini, no? Sì. Che non contano niente e servono solo a convogliare la rabbia, l'opposizione. A scaricare la rabbia. Certo. E quindi il potere gestito in prima persona da un banchiere che, vedi caso, è contemporaneamente anche un gesuita. Prima cosa. No, non solo, è anche vice capo europeo della Morgan Stanley. Secondo voi da chi li prende gli ordini? Dal popolo italiano o da Morgan Stanley? La seconda cosa importante che va ricordata, che noi stiamo vivendo un momento importante per una transizione politica gestita dalle grandi potenze economiche e finanziarie, le quali oggi stanno gestendo una fortissima inflazione. Falsa, come tutte le inflazioni. E con questo concludiamo. Sempre so long. Laudetur priapus.